Ciao ragazzi, oggi vediamo, io sono Lorenzo Guagnini, CrossFit Bicocca, e quello che vedremo oggi è un WOD composto da 5 round con 7 thruster, e il peso per l'avanzato è 60 uomo 40 donna, intermedio 40 kg uomo 25 donna e invece beginner 20 kg bilanciere vuoto uomo 15 kg donna. E quindi sarà 5 round, 7 thruster, 35 double under e 200 metri row. Quello che inizieremo a fare ragazzi è quello di iniziare subito un riscaldamento, un warm up composto in due gruppi, quindi suddiviso a coppie, dove il partner A lavorerà sul vogatore, quindi inizierà a fare 100 metri iniziando a vedere la tecnica del vogatore con solo la spinta delle gambe a braccia tese, tenendo proprio il controllo del piede che sia completamente appoggiato sul vogatore. Quindi 100 metri mentre il partner A lavora sul vogatore, il partner B lavorerà sui salti, quindi inizieremo con jumping jack. Mentre il partner A lavora sul vogatore, il partner B continua a saltare facendo jumping jack finché non termina i 100 metri, poi ci sarà il cambio. Il secondo round sarà composto sempre da 100 metri, però solo l'utilizzo delle braccia, quindi a gambe tese e il movimento solo di braccia e di flessione e estensione del busto, per vedere la tecnica intanto il vogatore cura la tecnica e il movimento per ogni singolo atleta. Mentre l'altro gruppo farà dei salti a piedi uniti con le braccia a T, quindi le braccia aperte, perpendicolari alle spalle, dove andrà a saltare lateralmente, iniziando comunque a predisporre il corpo a poi una propedeutica per i double under. Il terzo giro, i 100 metri saranno completi, quindi l'utilizzo delle gambe e delle braccia con il movimento completo, con il dumper sarà sempre a 1, quindi dumper molto basso per permettere al corpo di riscaldarsi nel migliore dei modi, mentre il partner B inizierà a saltare facendo i salti a piedi uniti più alti, andando a simulare quello che è col battito delle mani il rumore della corda sulla coscia, facendo due battiti sulla coscia in modo da simulare questo salto propedeutico poi per i double under, in modo da far imparare a chi ancora non è in grado di fare i double under a iniziare a entrare nell'ottica di questo nuovo movimento. Dopodiché andremo a fare un movimento invece sempre sul vogatore, andremo a completare il movimento con altri 3 round con 200 metri di vogata completa, mentre l'altro gruppo inizierà a utilizzare la corda per iniziare a saltare quei salti singoli, quindi salti un pochino più lenti con un salto un pochino più alto rispetto al normale. Col cambio nel secondo round andremo a completare il lavoro sui double under andando a saltare un pochettino di più, andando a far girare due giri nella corda simulando il rumore che abbiamo visto propedeutico nel riscaldamento. Finito questo che è un warm up, hanno già visto la tecnica del vogatore e dei double under, quindi abbiamo ottimizzato i tempi, partiamo su quello che è un lavoro di mobility per le anche, perché sia poi propedeutico per l'inizio del thruster, quindi un movimento di anca e di spalla in modo da mobilizzare quello che è il movimento articolare e muscolare, e poi andremo a preparare con un PVC scaldando sia i polsi che i gomiti per il movimento di press, di push press e poi di front squat. Quindi andiamo a fare delle ripetizioni da 10 di press, sempre col PVC, di push press e poi 10 front squat, in modo da iniziare a riscaldare quello che è il movimento per poi iniziare a salire quel carico nei thruster. Una volta finito con questo riscaldamento col PVC andremo a utilizzare quello che è un bilanciere, quindi bilanciere vuoto, iniziando a scaldare il movimento di press e di push press, le spalle sono già calde, quindi iniziamo a fare un movimento di push press e dei front squat, in modo da completare poi sempre col bilanciere vuoto 5 ripetizioni di thruster completi a bilanciere vuoto. Una volta fatto questo gli atleti inizieranno a caricare quello che è il bilanciere in base al carico prescelto. Se è un intermedio andremo a caricare 40 kg uomo 25 donna, se è un beginner lasceremo il bilanciere vuoto, se è un avanzato andremo a raggiungere il carico di 60 kg uomo e 40 donna, però andando step by step, quindi partendo dal bilanciere vuoto facciamo 3 aumenti di peso in modo da arrivare poi al carico selezionato. Da qui quando abbiamo il carico facciamo un riscaldamento con 5 thruster e 10 double under. Per chi non ha i double under faremo 5 thruster e 30 single under. Facciamo 3 aumenti di peso in modo da arrivare a ottimizzare il carico prescelto, in modo da terminare poi il riscaldamento
e per iniziare poi il workout con 5 thrust col peso prescelto e 10 double under, in modo da essere pronti per partire con quello che è il WOD del giorno. Dopodiché un minuto di pausa per sistemare tutto il floor e poi pronti a partire con i 5 round, 7 thruster, 35 double under e 200 metri row. Vi ringrazio, al prossimo WOD. Grazie.